me non interessa lo share. Per fortuna che c'è Facebook, per fortuna che ci sono i social network dove tu puoi condividere queste cose e poi magari le vedono altre tante persone di quelle che hanno visto in televisione. I nuovi mezzi sono ben accettati, ma si può mandare in giro delle persone in giro per il mondo, magari in Iraq, magari avere anche a correre dei rischi per poi vedere che quello che tu produci va a finire a quell'ora. Saluto Gagliardo Colombo che in questo momento vedo alle mie spalle. Grazie Gagliardo, sento la tua voce è molto bassa, quindi ne approfittiamo per aumentare il volume e ritorno a salutarti, grazie di essere qui. Prego. Eccoci, ci senti e ci sentiamo. Quindi allora io concludo brevemente, anche perché il consigliere d'amministrazione della RAI, che si è espresso più volte anche favorevolmente con questa idea, ha più diritti di me di parlare, e dopo quello che ho già detto, solo concludendo per questo, io credo con queste parole, io credo che l'impegno che deve mettere la nostra azienda oggi è quello di fare uno sforzo di inventiva. Sappiamo benissimo che all'interno della struttura organizzativa della RAI oggi trovare lo spazio per creare una scuola di documentaristi o per creare un canale, una rete, una struttura interna è abbastanza complicato. Sappiamo che creare una struttura vuol dire creare poi anche un organigramma, vuol dire creare anche un budget, vuol dire trovare delle risorse, ma forse se si punta sul fatto che questo è un avvenire che noi vogliamo aprire, cioè quello della produzione di documentari interni che faccia giustamente concorrenza alla BBC e agli altri grandi network mondiali, ecco, se viene visto in quest'ottica, anche l'apertura di questa sfida per creare una struttura interna nuova dentro l'azienda, oppure collegata ad altre strutture, ma comunque che sia autonoma, che abbia una grande possibilità di produrre e quindi che abbia anche un budget suo, è una sfida per il futuro, di investimento per il futuro di questa azienda, per tornare a essere, rivoltando una vecchia battuta, la BBC italiana, e no, non siamo la BBC, bensì noi siamo meglio della BBC anche su questo. Grazie. Grazie Santo. Beh, ricordiamolo allora, Santo, no? Che questo progetto è talmente semplice, talmente banale, credetemi, leggete quelle due paginette e ve ne renderete conto, ma neanche la BBC in Europa, io non so quale altra azienda radiotelevisiva pubblica in the world abbia una struttura pensata come l'abbiamo pensata noi, molto banalmente. Io, dottor Colombo, lei mi permette, abbiamo molti maestri del cinema italiano e non solo qui presenti oggi, ce n'è uno, Giuliano Montaldo, che io che poi deve scappare, posso farlo brevemente intervenire prima di lei? Prego, prego, prego. La ringrazio. Maestro, prego. Come anche faccio? Stefano mi scuserà, Stefano Lulli. Scusatemi tutti, dato maestro, soprattutto Colombo, scusa, oggi. Grazie di questa pazienza. Dunque io mi domando diverse cose sentendoli. Ormai non si fanno più coproduzione, per esempio. È una parola che una volta era. Io ricordo quando ho fatto il Marco Polo a Venezia, erano 5 le coproduzioni, adesso chissà perché non si usano quasi più. Mi chiedo se per avere, come dire, l'economia statale del regista, della storia, degli attori e del produttore. Io credo che anni fa Mussolini scrisse la cerimonia l'arma più forte. Qualcuno deve aver inventato al nostro, spero, antico leader, che la televisione l'arma più forte. Qualcuno sembra aver capito che il computer e l'informazione, in questo modo, un'altra arma più forte per fare politica. Ma noi facciamo spettacolo. Però fatemi dire una cosa. Nel 1985 venni chiamato alla RAI Ufficio Ricerca e Sperimentazione per fare il primo esperimento al mondo in alta definizione. Storaro era molto più attrezzato di me ed io. Era una cosa emozionante. Naturalmente era Fichera il leader in quel momento di quella struttura. E abbiamo cominciato, e qui a Venezia, abbiamo girato Argentina a Venezia con i giapponesi della Sony, un esperimento che poi siamo andati in Giappone a vedere, era fantastico vedere quel nastro diventato pellicola e in che modo con queste nuove tecnologie. Siamo tornati a Roma, eccitatissimi,
pensando di fare l'inferno in alta definizione. E da ieri, mamma, la lava, la cosa, andava in su, avevamo delle idee stravaganti. Ma non c'era più Fichera, c'era un altro signore, del quale, vi giuro, ho dimenticato il nome. Mi è svanito, perché mi ha detto, alta definizione, non succederà mai. Ecco, eravamo i primi, siamo arrivati l'ultimo. Cerchiamo di ritornare un po' in palla. Scuole, anche di nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie di scuole non ce n'è. E poi la parola cultura non deve essere una bestemmia, perché non la pronuncia più nessuno. Viva la cultura! Scusi maestro, scusi Colombo. Grazie maestro Montaldo. A questo punto l'emozione, ma anche la gioia di essere qua e di avere così belle energie e esperienze che ci possono determinare e andare avanti. Prima di cedere la parola a Stefano Lulli, che vi devo dire solo 10 secondi, io l'ho conosciuto recentemente quando gli ho rotto le scatole, ho bussato alla sua porta al centro sperimentale e gli ho detto: posso venire a portarle un progetto sui documentari alla RAI? Mai lui di me, umile formichina della comunicazione eccetera, ovviamente non mi conosceva, mi ha detto sì, venga, ma anche velocemente, dottor Lucci, sì, venga. E sono andato e l'ho conosciuto così. Le porte aperte che tengono questi signori, che hanno nel cuore e nella mente la storia del cinema, della sceneggiatura, della fotografia in Italia, è la porta aperta che chiediamo di aprire alla nostra azienda, alla cultura di cui parla il maestro e di cui siamo tutti, come dire, grandi sostenitori, non la cultura, come dire, libresca, da settimana enigmistica, la cultura che racconta la realtà, che racconta i fatti, che documenta cosa succede in Italia e nel mondo, cosa che oggi i ballatoi televisivi e tutto il resto, insomma, ci tengono piuttosto lontani. Gerardo Colombo, a lei la parola. Sì, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma molto brevemente, perché poi anch'io devo scappare rapidamente. Io credo che la forma del documentario sia una forma essenziale, soprattutto nel nostro paese, no? Paragono il documentario un po' a quel che è il saggio nelle case editoriali che usano la carta, che fanno i libri. Come saggio è essenziale perché si possa, è già stato detto, ma intendo sottolinearlo e sottolinearlo molto, si possa guardare dentro le cose. È essenziale nel nostro paese perché vedo intorno tantissima superficialità, ci si ferma ai titoli, ci si ferma esattamente a quel che sta sopra senza andare dentro, senza vedere effettivamente fino in fondo come vanno, come sono andate le cose, che relazione c'è tra gli effetti e le cause, se questa relazione è una relazione effettiva o una relazione inventata, una relazione supposta. Io credo che il documentario serva proprio a questo, connessione diretta, immediata, con la necessità di riuscire a valersi di quel che si è verificato e quindi della propria memoria e della propria storia per vivere compiutamente il presente e per progettare il futuro. Grazie dottor Colombo, ma lei rimane con noi 10 minuti, un quarto d'ora, si può ascoltare ancora? 5 minuti, poi devo scappare. Allora le riserviamo una breve domanda dopo l'intervento di Stefano Lulli, che ho tenuto, non dico per ultimo, grazie. Ma io ho aderito prima di tutto come documentarista, poi come centro sperimentale a questa iniziativa, che mi sembra molto importante, non solo per la RAI, ma proprio un po' per tutto il pubblico, no? Cioè, prima si dice che bisognerebbe tornare al passato, ho sentito citare l'era Fichera e credo che sia importante, perché è stato forse uno dei pochi momenti in cui la televisione ha tentato di
porsi il problema di innovare i linguaggi, insomma, di costruire un altro tipo di racconto anche cinematografico. Non a caso sono quelli gli anni in cui vinciamo due festival di Cannes di seguito, insomma, con film importanti, insomma, che vengono dalla televisione. Ricordo in quel periodo appunto che proiettarono Matti Daslegare in prima serata, fu lo stesso Fichera a finanziare quattro puntate sul mondo del cinema al nostro gruppo di lavoro, insomma, cioè, e mandando questi film in prima serata, mi ricordo, quindi diciamo c'era un altro film. Però penso che più che ritornare al passato dobbiamo pensare a una nuova fase di questo progetto televisione come, diciamo, conoscenza della realtà, perché mi ricordo anche che in quegli anni un grande lavoro fu fatto a livello di cinema documentario legato all'autunno caldo, insomma, cioè si creò un gruppo di produzione interna, adesso non mi ricordo se era il 2 o il 3, che fece un lavoro eccellente di documentazione delle lotte sindacali città per città in tutto il paese, e in quel caso il cinema documentario fatto dalla televisione aveva una funzione decisiva, che era quella di raccontare ciò che non ci veniva raccontato, insomma, no? Cioè, c'erano una serie di esperienze sociali, politiche, che non trovavano voce. Questa voce interna alla RAI invece aveva il compito di monitorarle queste cose. Poi quanto tutta questa ricchezza sia andata in onda è diventato un altro discorso, e dove sia finita, tra l'altro, non si sa, perché una volta ho chiesto non risulta negli archivi, insomma, ecco, quindi parliamo di decine, ma centinaia di ore di materiale, insomma, ecco. Quindi diciamo che in quella fase ha avuto un importante ruolo Cronache, proprio sul piano della far conoscere ciò che in qualche modo veniva non solo poco raccontato, ma poco trasmesso, insomma, come informazioni. Oggi credo che il problema che noi abbiamo davanti è un po' diverso, cioè credo che proprio con la difficoltà che ha tutto il paese di capire una prospettiva, di avere un progetto, il cinema documentario acquisti un ruolo ancora più importante nella cultura, perché è quella realtà culturale, artistica, che ci permette di guardare la realtà dentro, raccontarla senza schemi, senza dover dare proposte, ma raccontare la realtà nelle sue contraddizioni, il suo modo frastagliato di svilupparsi. Questo ce lo indica un po' anche il nostro cinema. Io dico la verità che in questo momento la parte più stimolante del cinema italiano è il documentario, no? Non so se è soltanto per mezzo dei nuovi talenti, dei nuovi autori, ma anche certo sicuramente perché questo cinema c'ha come una necessità interna, perché nel cinema tu lo senti, no? Se il film che vedi c'ha una necessità interna di quello che sta dietro la macchina da presa oppure no. Ecco, nel cinema documentario tu senti che questa urgenza di raccontare, di capire la realtà c'è, non sempre nel cinema con gli attori, no? Quello anche scrivo io, la perdi la stessa cosa. Allora, penso che oggi creare, formare un gruppo di giovani artisti, collaboratori dentro la RAI per fare un progetto rinnovato, ma che abbia questo respiro strategico culturale, non soltanto facciamo 5-6 documentari, sarebbe una grande, non solo innovazione, ma ricchezza complessiva. Altra cosa è il discorso di quello che io chiamo il cinema, il documentario di narrazione, che ha caratteristiche leggermente diverse, perché lì è già, tu c'hai come delle prime sintesi a volte espressive, artistiche. Allora io penso che lì sia necessario invece che la RAI diventi volano anche per un dialogo con gli artisti che fanno questo tipo di cinema, gli dia una visibilità e soprattutto ripensare, ma questo riguarda anche l'altro cinema, quello più famoso, insomma, no? Quello con gli attori. Noi ci lamentiamo come associazioni, spesso abbiamo denunciato il fatto che il cinema italiano non va in onda in televisione, però poi andiamo a vedere i dati, ci dicono, ma se è passato 50 volte da Sky, sfruttamento totale, quando arriva in televisione su canale generalista il film è spompato, dicono allora, e dunque ti fanno come la carità a fare questo film, no? Io penso che anche lì bisogna pensare a un modo di usare, una parola brutta ma concreta, usare il cinema dentro la televisione, nel senso che credo che sarebbe interessante pensare delle serate dove non si dà un film, ma c'è come un momento cinematografico che ci racconta delle realtà, che ci racconta delle esperienze, che hanno un'importanza per noi. Allora quella sera può significare dare un film con attori,
accompagnato da un film documentario, accompagnato da testimonianze degli attori o da chi ha scritto il testo, cioè una serata dove si fa cultura cinematografica e si racconta il paese attraverso, quindi non è più solo quel film, è un progetto, è una cosa come quando noi diciamo oramai le sale così come sono non vanno più bene, insomma, a parte di farle sopravvivere, dobbiamo cambiarle perché il pubblico non va più a cercare solo la sala per vedere il film, va a cercare un luogo culturale dove passare una serata, no? Quindi deve essere non solo il multiplex che ha messo le pizzerie, le cose, anche chi ama a vedere dei film di tipo diverso ha il diritto di del piacere, no? E quindi organizzare uno spazio dove ci deve essere una biblioteca, un caffè e così via. Quindi io credo che oggi ci sia bisogno di ripensare non solo il cinema da fare, ma anche di come fruirlo il cinema, perché non è più un corpo separato, insomma. In questo senso però bisogna ripartire dalle cose concrete, quindi la vostra iniziativa mi sembra interessante. Noi come centro sperimentale abbiamo una scuola di cinema documentario, più in particolare in Sicilia, che vorremmo potenziare, articolare, proprio per rispondere meglio, insomma, a questa esigenza di raccontare le trasformazioni per quanto potremo, insomma, anche con gli allievi, con i nostri docenti, insomma. Quindi questo da un lato. Dall'altro penso che in qualunque modo si possa collaborare, insomma, ci sarà una nostra disponibilità. Io penso che faremo anche, al di là del corso per gli allievi, dei laboratori di formazione permanente su temi specifici su cui non c'è copertura in questo momento, insomma, no? Nel senso che il discorso che faceva prima pareva Giuliano, insomma, sul problema delle nuove tecnologie, ma direi di più, il problema è che oggi noi abbiamo delle nuove tecnologie ma non abbiamo riflettuto sui nuovi linguaggi che si devono accompagnare a quelle tecnologie. Una scuola dovrebbe essere un punto di riferimento per questa riflessione comune, no? Cioè, se, la cosa assurda è che noi siamo arrivati rispetto al neorealismo, dove c'era Zavattini che teorizzava il pettinamento, no? Un cinema di pettinamento, tutti dicevano che era una teoria di uno sceneggiatore un po' bislacco che si inventava una storia fantastica, cioè come ha fatto Miracolo a Milano con quelli che volano le scope in cielo, pensava alla teoria del pettinamento. Invece il problema di un autore del neorealismo come Zavattini, che era un teorico, si poneva già come artista dei problemi di cinema che quelle tecnologie non gli permettevano di realizzare, era il video, quello che sarebbe arrivato 20-30 anni dopo. Oggi ci troviamo in una situazione diversa, opposta quasi, abbiamo delle nuove tecnologie straordinarie, ma non sappiamo spesso, non tutti, come ritradurli in nuovi linguaggi, no? L'altro giorno ho visto un film molto interessante. Che non sanno ancora leggere la realtà, quelle tecnologie. Mi richiamo ai tempi del collega Pino. Va bene. Sono d'accordissimo. Il Giorgio Cosetti invece di censore è spettacolare. Devo dire, dottor Colombo, posso, sì, prima di saltare, se lei vuole rimanere, a noi fa solo un regalo, ma pensiamo che abbia anche altre cose da fare oggi. Sì, certo. Posso solo fare una domanda un po', come dire, impertinente? Sentiamo. Ma secondo lei la teoria del pettinamento, di cui adesso faceva cenno Stefano Rulli, noi la possiamo utilizzare anche nei confronti dei nostri altissimi vertici aziendali? Cioè, ogni tanto mi serve. No, della serie, che dovremmo fare? Perché gliel'abbiamo messo sul tavolo da un po'. Insomma, la gran cassa abbiamo già cominciato a batterla da un po'. Noi continuiamo, per carità, perché ci piace anche, ci ritroviamo fra amici e cresciamo, perché con queste personalità, no, si può solo che crescere. Ma insomma, lei che dice? Io come le dicevo, credo moltissimo nel documentario e quindi spero che si riesca ad arrivare a una situazione in cui il documentario abbia uno spazio importante e in orari anche accessibili al grande pubblico. Grazie a Gherardo Colombo, davvero grazie da tutti noi. Buon rientro al lavoro, insomma, visto che lei non ha mai smesso, mi pare di capire. Grazie, grazie a voi. A presto, consigliere. Arrivederci. E vabbè, la teoria del pettinamento, sì. Il progetto del laboratorio per il documentario si inquadra nell'ambito di una delle caratteristiche principali che il servizio pubblico ha assoluta necessità di recuperare. Spero quindi che l'azienda ne colga l'importanza e voglia avviare operativamente il progetto sfruttando al meglio le tante competenze esistenti all'interno della RAI
e valorizzandone la professionalità e la qualità. La direzione Teche, questo messaggio è di Barbara Scaramucci, direttore del Teche Rai, è disponibile a fare la sua parte fornendo i materiali di archivio e le sue competenze in materia, con la consapevolezza che la parte più importante della storia della televisione italiana è stata scritta dalla Rai, soprattutto con documentari e reportage, che oggi rappresentano una straordinaria fonte di storiografia contemporanea, grazie a Barbara Scaramucci, che noi vorremmo tirare in mezzo per la scuola, chiaramente. Caro Mencherini, ma cari tutti, purtroppo non riesco ad essere presente al convegno, tuttavia voglio sottolineare per parte mia che è un'iniziativa davvero importante, è una tappa di una battaglia giusta e lungimirante, perché il racconto televisivo ha bisogno del linguaggio del documentario, dopo anni e anni di manipolazione mediatica e di stravolgimento della realtà, grazie a Vincenzo Vita, parole sante, è urgente un'iniezione di realismo e il servizio pubblico deve dotarsi di una struttura specifica. Auguri e buon lavoro, Vincenzo Vita. Lino Damiani, ANAC. Eh no, c'è il direttore della mostra del cinema, Alberto Marrera. Io non l'avevo visto, non l'avevo visto. Benvenuto, benvenuto. Grazie di essere qua, direttore. La sua presenza ci onora. Posso salutare, ma so che avete finito. No, perché Gosetti ci sta mandando via, ma visto che è arrivato lei 5 minuti in più, li possiamo tenere. Insomma, no? Guardate, insomma, tutto quello che aveva da dire sul dipendio, sui documentari, l'ho detto prima del festival, e i documentari stanno passando, anzi no, il primo dei due documentari in concorso passa oggi, il secondo passerà domani, però abbiamo visto altri documentari stupendi, quello di Costanza vuol dire non è un documentario, quindi sarebbe intuitivo definirlo tale, però ce ne sono tanti altri al festival e sono credo la dimostrazione migliore di come il documentario oggi sia una forma di creazione, di espressione che non può in nessun modo essere ricondotta a quella che per lungo tempo è stato considerato il documentario. Purtroppo il nome non, la definizione non aiuta, nessuno è riuscito a trovare però una definizione più convincente, più sintetica, meno riduttiva. Continuiamo a pensarci, perché credo che nella testa delle persone il documentario sia purtroppo ancora l'equivalente di qualcosa di noioso, di non sempre interessante, eccetera, e anche le parole hanno un peso, no? Negli atteggiamenti, nelle aspettative, eccetera. Qualcosa forse sta cambiando, ce lo auguriamo tutti, insomma, il nostro è un piccolo contributo in questa direzione. Moltissimo lavoro resta da fare, ma insomma il fatto che tanti autori del cinema contemporaneo si dedichino a questa forma di espressione e di creazione ingiustamente forse sottovalutata per lungo tempo in passato è una sfida che dobbiamo tutti insieme raccogliere. Credo che queste cose le siete già dette e ripetute in questo incontro, mi piace essere arrivato soltanto alla fine, ma purtroppo non ce l'ho fatta già la mia. Possiamo contare sul festival se la produzione parte per avere una vetrina? Questa è la domanda. L'abbiamo siamo qui per quello, no? Sì, non è che siamo qui per dare conto di tutte le cose, di tutte le novità, di tutte le cose che si muovono verso nuove forme di sostegno e di promozione del cinema, dei film, anche dei film documentari. Quindi, perché no? Assolutamente. Se la RAI facesse questo laboratorio avrebbe certo anche questa possibilità di migliori troverete in noi, troverete in noi sicuramente un interlocutore attento e collaborativo. Grazie per...